accogliere bambini in questo momento così sfortunati perché appunto soccombono sotto una guerra. È chiaro che non poteva non essere un momento molto delicato e commovente. Il bambino è un bambino Elia, è un bambino sempre sorridente, è stato nel momento dell'accoglienza. È un bambino che si vede che esprimeva la voglia di immergersi in una nuova esperienza, un'esperienza di serenità. E questo è quello che la scuola intende appunto far vivere a Elia. Elia è stato accolto dai compagni di classe in modo festoso e già abbiamo lasciato che già era intento ad applicarsi nelle attività didattiche. Abbiamo accompagnato stamattina Elia nel suo primo giorno di scuola e il sindaco ci ha tenuto molto a donare ad Elia la chiave della gentilezza. Rende è città gentile dal 2020 e Elia ha ricevuto la chiave della gentilezza che è realizzata in pasta di sale dai bambini del nido Peter Pan, dai ragazzini del centro minori e dagli anziani del centro diurno di Rende. Oggi abbiamo accompagnato in uno dei nostri asili a Commenda un bambino proveniente dall'Ucraina. Ha effettuato tutto l'iter che è richiesto dal governo, dal ministero, su tamponi, controllo delle vaccinazioni. L'accoglienza è stata incredibilmente festosa da parte degli altri suoi compagni di classe. Noi come amministrazione stiamo cercando di favorire, appunto l'ingresso nella maniera più indolore possibile, perché non dobbiamo purtroppo dimenticarci che sono bambini estremamente provati. Nonostante tutto, nonostante questo, Elia, il bambino che abbiamo accompagnato quest'oggi, era estremamente sereno, ha trovato immediatamente una famiglia. Come stiamo dialogando costantemente con le nostre dirigenti scolastiche per sapere qual è la disponibilità di posti e soprattutto anche per favorire il proseguo di quelle che erano le attività che questi bambini svolgevano nelle loro città. Infatti, Elia seguiva un metodo montessoriano e abbiamo fatto di tutto perché continuasse questo metodo anche qui da noi. E questa scuola, appunto, ha due classi che da tempo porta avanti questa pratica.